Lo sappiamo tutti che i soldi vinti al gioco fanno male, molto di più di quelli persi. Il dolore è a forti tinte e la felicità è a forti tinte. E questo è un film a forti tinte, non è tenue, ecco. Io poi sono un certo tipo di regista che non mi piace mai, come dire, mettere una specie di vanità registica. Mi piace molto che la storia si racconti da sola e che cerco di stare un passo indietro, di non fare spettacolari dolly per dire oddio quanto è brava, capito? E cercare di stare un passo indietro e fare in modo che storie e personaggi parlino da soli. E quindi io sto lì e lavoro. Ci fanno schifare la nostra vita. Io non la voglio schifare, io nonostante tutto a me la mia vita mi piace. Quello che ho sentito invece sempre più vicino da quando il romanzo è stato scritto a oggi è quanto questa cosa invece sia nel frattempo diffusa, secondo me, in tutta la nostra società, non solo in Italia. Cioè, credo che gli ultimi 3 anni di vita ci abbiano chiesto di pulire un po' e di capire a che cosa noi vogliamo rimanere ancorati e che cosa abbiamo bisogno, voglia e desiderio di tenere come solido. Del male tu? Ma tu del male? Se facessi del male moriresti. Ho trovato in Marina una enorme tenerezza di una donna che è in qualche modo costretta a dichiarare e a vivere una felicità che non le appartiene, e anche se ha trovato un amore, perché lei ci crede, però proietta in questo amore, in questo progetto vita, qualcosa di immenso, qualcosa di speciale, di unico. Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince sempre. Credo che sia importante che al cinema vengano proposti sentimenti diversi o comunque interpretazioni diverse del modo di vivere questi sentimenti, ed è stata la forza di Sandro Veronesi nel suo romanzo. Luisa e Marco non cercano più di quello che hanno, vivono il loro presente, ed è una storia che continua, un'esperienza bellissima. Io, straniera su un set, ho interpretato una straniera effettivamente, ma Luisa ritrova Marco e si devono sedurre ogni volta che si incontrano. A presto, lontanissimo mio amore.